quell'immagine lì, cioè l'idea di uno che, come dire, utilizza, cioè si veste con la cosa più alla moda apparentemente, per poi cosa? Andare a prendere un arbusto, un tronco e portarlo in giro, oppure, lo rivediamo nella scena finale, no? Ritrovare un contatto completamente con la natura. Ecco, credo che questa sia una delle immagini più evocative, più simboliche, più forti che arrivano. Stavo riflettendo su questo nel guardarlo. Allora, la cosa curiosa è che quella felpa era un'imitazione. Sì, è un fake. Non era vero il cuore armani, ma era un... Sì, c'è da dire che in realtà ci si accosta a questa scelta, portando dietro un proprio background. Quindi l'immagine che ci siamo poi portate alla fine del viaggio è che ognuno in fondo intraprende questo cammino in maniera del tutto personale. Ora, quindi per tutti ci sono degli elementi comuni e anche la scelta di creare un disegno corale e quindi magari non parlare delle storie personali ma far emergere una sensibilità comune era appunto quello di cercare di andare oltre la singola storia per tracciare una sensibilità che al di là delle differenze magari pratiche potesse accomunare. Lui per esempio sicuramente quell'immagine colpisce di quella preghiera rivolta al cielo, perché rispetto ad altri percorsi forse l'immagine più eclatante, in un certo senso, quella che è esterna in maniera forse un pochettino più ad alta voce. Sì. E non è un caso anche che abbiamo deciso di metterlo alla fine, per cercare di restituire un po' il senso di quello che avevamo provato noi, che non era una forma di esibizionismo, certo, che era un momento molto intimo che avevamo raccolto. E in un primissimo momento l'avevamo anticipata nel montaggio, poi ci rendevamo conto che se non eri accompagnato un po' dalle parole anche di tutti gli altri remiti a riconoscere un po' il senso, sì, di quell'immagine, il rischio è che sembrava forse una cosa un po' pittoresca o forse estremamente certo, urlata, no? E quindi è un'immagine molto cara, però come in un gioco di equilibri con tante altre voci che vivono probabilmente con la stessa intensità, però magari con un raccoglimento molto più profondo. Viene a un certo punto da uno di loro, viene detta questa cosa, cioè un profondo, bisogna avere un profondo rispetto nei confronti del luogo, no? Che poi si decide di abitare, dicendo, ecco. Il concetto di rispetto, secondo me, torna molto anche dal vostro punto di vista, nel senso che per arrivare a ottenere un lavoro come questo e ottenere la fiducia da parte delle persone che avete intervistato, che non sono pezzi alla macchina da presa, anzi, diciamo che tecnicamente ne sono proprio distanti per scelta, credo che quello che passa da un lavoro del genere è proprio un profondo rispetto nei confronti degli uomini e delle donne che avete incontrato. E quindi ti chiederei quanto a lungo siete stati attorno a loro e come si riesce a entrare in empatia e come vi si convince anche a poter porre una macchina da presa di fronte. Ci sono tanti elementi adesso su cui parlare. È vero che c'era un grande, tra virgolette, timore nell'avvicinarsi ogni volta, perché non chiaramente arrivavamo senza preavviso, soprattutto con delle telecamere che tra l'altro ormai sono degli oggetti particolarmente invadenti. E quindi capitava che ci avvicinassimo veramente in punta dei piedi. Penso che questo sia stato un collante, no? L'intuire forse da parte loro che ci si accostava a questo genere di tematica non con la necessità di portare in scena il tratto folcloristico, diciamo, di questo tipo di percorso, quanto provare insieme a tirar fuori degli elementi che potessero descrivere sia il percorso che poi potessero anche fare del bene. E quindi devo dire che una cosa che mi ha sorpreso è che c'è stata da parte di tutti una grande, intanto, disponibilità ad accoglierci. Noi ci siamo dati durante il viaggio una regola che andava contro i nostri interessi professionali, che era quella di non stare più di 4 giorni all'interno di ogni singolo aereo, ma questo capitava perché, cioè questa scelta l'abbiamo fatta perché volevamo appunto giocare di equilibrio, non abusare di una grandissima disponibilità che poi l'apertura nei confronti dell'altro, cioè se la matrice di questo percorso è di natura puramente spirituale, uno dei punti a cui si arriva è appunto il voler essere un sì davanti all'altro, voler essere un testimone di vita, non sottrarsi alle richieste che arrivano sicuramente minori rispetto a quello che possiamo vivere nel nostro quotidiano, però quando arriva non volersi sottrarre. E quindi abbiamo compreso che se stavamo intanto più tempo, da una parte avremmo abusato probabilmente di una loro grande apertura e non ci sembrava corretto, e avremmo anche forse creato un disequilibrio, certo, se saremmo andati a interrompere forse uno spazio di silenzio comunque costruito nel tempo a fronte di laboriosi
sacrifici. Quindi effettivamente 4-5 giorni per un regista sono pochissimi, io un po' la sento la carenza magari di quell'immagine, se avessimo avuto la possibilità di stare 2-3 settimane, magari c'era la tempesta di neve e l'immagine della porta di Neremo che non si riesce ad aprire, restituisce all'esterno più di tante parole la difficoltà che è anche implicita, no? Che c'è all'interno di questo percorso. Però questa capacità di creare unione, cioè la cosa particolare è che noi siamo sempre andati via con la sensazione di aver creato profondi legami. E questo credo che non dipendesse solamente dal nostro approccio, magari noi abbiamo messo un nostro piccolo, cioè una sensibilità che forse ha aiutato, però credo che molto provenga anche dal tipo di percorso che fanno loro. Assolutamente. Per cui, per esempio, io sono stato testimone di un... Ora, che noi fossimo curiosi nei loro confronti era scontato, facevamo un documentario sull'esperienza eremitica. Non era altrettanto scontato che lo fossero loro nei nostri confronti, quindi quelle interviste in realtà si strutturavano come una chiacchierata molto intima, però la cosa particolare è che questo genere di curiosità era priva di tutta una serie di elementi che normalmente noi nell'incontro con gli altri poniamo sempre. Uno di questi è per esempio un filtro pregiudiziale, che anche quando siamo mossi dalle migliori intenzioni, comunque interponiamo sempre tra noi e gli altri. E quindi la particolarità è stata vedere che questa curiosità era priva di qualsiasi forma di giudizio e creava veramente legame. Quindi quei 4 giorni veramente l'idea era di toccarsi nel profondo, no? E questo forse perché l'eremita, diversamente da quanto facciamo noi nel nostro quotidiano, non si sottrae alle relazioni, ne ha sicuramente di meno, però punta molto sulla qualità, certo. Quindi è proprio, mentre noi siamo abituati un po' a misurare la nostra vita sulla base degli incontri che facciamo, delle quantità di progetti che portiamo avanti, di impegni, loro ribaltano totalmente questa prospettiva. Però quando arrivi all'altro ci sei pienamente, per cui a volte sono andato via di là con la sensazione che abbiamo una vita relazionale molto più appagante della mia, nel senso magari molto più rara, però molto più profonda. C'è qualche domanda da parte vostra? Sì. Come è partito questo progetto? C'è anche sotto magari una sorta di critica alla società moderna, anche che tende a dipendere dalle relazioni sociali, mentre qui vediamo appunto questi limiti dove quasi si allontanano, ecco, appunto per evitare di avere questi contatti con questa società ormai, non so, che non fa più per loro, ecco. Quindi, non so. Sono tantissimi elementi, a volte è veramente difficile condensare in un'unica risposta i tanti motivi che ti portano da regista a voler sviluppare un lavoro. Poi in questo caso c'erano anche tanti elementi personali. Più che una critica, ed è anche uno dei motivi per cui non abbiamo, però questo è fin dalle fasi di sviluppo, non abbiamo voluto creare un controaltare, quindi riprendere delle immagini magari del quotidiano all'interno delle società come contrapposizione, perché non ci interessava tanto la critica, ma quanto forse riportare all'esterno degli elementi che intuivamo potessero esserci all'interno di quel percorso. Quindi diciamo dei modelli, non da seguire alla lettera, ma eravamo veramente convinti che ci potessero essere degli elementi importanti. Uno di questi, per esempio, che ci affascinava molto, era il pensiero che ancora prima delle parole che avremmo ascoltato, c'era un'azione pratica che quelle parole le sorreggeva, perché poi effettivamente viviamo in un contesto in cui c'è una dispersione, cioè c'è un uso eccessivo, no? Di parole, siamo molto bravi e molto spesso alcune anche delle testimonianze sentite, siamo soliti sentirle anche nel nostro vissuto, però forse da qui ne deriva anche la capacità di arrivare all'altro, il fatto che prima di tutto quel tipo di coerenza che non è assoluta perché non abbiamo incontrato nessun superuomo, nel senso quindi è una vita umana come tutte le altre, però quel tendere alla coerenza, quel saper andare anche incontro al sacrificio, saperlo smussare tutti quegli elementi in più che normalmente noi invece utilizziamo per appesantire le situazioni, quella determinazione secondo noi aveva un valore. Questo è per esempio uno dei tanti elementi che speravamo potesse emergere, quindi anche lì sono venute a volte dei riferimenti, però secondo me sono stati toccati con molta, anche da parte degli eremiti, no? Con molta sobrietà, quindi a volte ha detto sì, si vive con una prigione, però non era
un messaggio scontroso, non penso che venisse proprio come il desiderio di dire condividiamo qualcosa, vediamo di era un qualcosa di migliore. Rispetto alle citazioni finali, mi sembra che avete tagliato molto, ho una mia impressione che non riesco a... Ah, quando ha visto tutti i nomi? No, anche ieri, cioè, vabbè, un po' perché sono vecchio, ma mi è sembrato di vedere pochi personaggi, non so quanti erano, diciamo, gli eremiti che riportati nel film e quanti erano quelli che avete visitato. Ok, quando lei ha visto quella spinta di nomi ora... Di nomi, questo... ma anche di nomi di eremi, di eremo delle stinche, eremo di... Diciamo... Allora, presente l'eremo delle stinche è la figura che chiude il documentario, è Giancarlo Broni. Tra l'altro è l'unico che non fa un percorso eremitico nel senso stretto. Lui vive per 6 mesi all'eremo delle stinche, ma in realtà è un monaco mariano. Però ci sembrava veramente, faccio una piccola parentesi, ci sembrava veramente una voce capace di restituire all'esterno il senso profondo di questo percorso, è veramente un cantore per cui ci tenevamo tanto a inserirlo. Chiaramente bisogna fare delle scelte, ne abbiamo incontrati molti di più, ecco, ne abbiamo incontrati molti di più e tra l'altro noi montiamo, e magari tu lo saprai forse... Potevate fare 3 ore di film, insomma. Potremmo fare anche questo, certo. Bisogna fare delle scelte, per esempio avete visto che alcuni in presente non parlano, come dicevo prima ci si accosta a questo percorso in maniera personale, cioè rispetto a un bagaglio che grano. Questo per dirvi che c'è per esempio chi vi si accosta partendo da grandi competenze e un grande filtro intellettuale, per poi giungere a qualcosa che di intellettuale secondo me ha ben poco, però è quello l'assist che dà lo spunto per portare avanti questo genere di ricerca. C'è chi per esempio si accosta a queste esperienze in una maniera molto emotiva per poi giungere allo stesso, cioè agli stessi lidi. E quindi per esempio abbiamo visto che se nelle prime fasi di montaggio, accostando approcci tanto diversi, se avessimo dato la parola a tutti, anche a chi magari non aveva quelle capacità oratorie, no? E magari nell'incontro riusciva a dare il senso profondo della bellezza, della sua specifica ricerca nel modo in cui ci accoglieva, nel modo in cui stava con noi anche fuori dalle telecamere, però il percorso in 4 giorni è veramente difficile, soprattutto se gli unici referenti eravamo noi, quindi non è nemmeno la possibilità di portarlo all'esterno. E quindi ci siamo resi conto nelle prime fasi di montaggio che accostando voci tanto diverse si finiva per indebolire un po' il senso, quel senso comune che cominciavamo a notare ogni volta che entravamo in aereo, quindi bisognava comunque fare delle scelte. Per esempio alcuni... Mi ricordo che portavano dei racconti molto belli, ma tu riuscivi a coglierne il senso solamente dopo 3/4 d'ora. All'inizio eri un po' spesato, tutti gli elementi che buttavano all'interno non trovavano una quadra. Però riportare all'esterno 45 minuti in un'unica conversazione sarebbe stato impossibile. Quindi, dopo cosa... Esatto, però da regista è veramente difficile, soprattutto quando si crea un legame personale, emotivo, dover rinunciare a delle... Poi ci ha facilitato il fatto che alcuni di questi eremiti negli ultimi anni vivevano in compagnia di alcune donne, quindi quello è un elemento, non perché si misura a partire che il senso di questa esperienza non si misura a partire dagli incontri che fai, dal numero, però è chiaro, stiamo facendo un focus su chi viveva l'esperienza in maniera solitaria, quindi effettivamente aveva vissuto magari per 20 anni, però adesso era all'interno di una famiglia. Sì, volevo sapere se avevano visto o vedranno il film. Se gli è piaciuto? Sì, no, l'hanno visto in tanti. Alcuni abbiamo avuto dei feedback diretti, perché c'è chi vive per esempio questa esperienza in maniera estremamente estrema, quindi magari senza elettricità, veramente isolato, dove un postino non arriverebbe mai, e difficilmente anche qualcuno a piedi. C'è chi non si preoccupa anche di accettare degli elementi della contemporaneità, perché è anche un profilo Facebook. Vive il caso di Fredrik, che è venuta con l'accento belga, francese. Però ha fatto un impatto proprio sulle immagini, sulla preponderanza delle immagini del contemporaneo, quindi si percepisce che conosce... Ha uno sguardo rivolto all'esterno. Cioè, e lui per esempio, a parte questo reso di Facebook, ci diceva ma che non c'è uno strumento che è negativo per definizione. Se io una volta a settimana pubblico
per dire un pensiero, una mia riflessione, la leggano in 20, in 10, farà bene a 3 di loro, perché devo sottrarmi a questo strumento, cioè non devo usare questo strumento? Diciamo questo perché? Perché per esempio con chi possedeva una connessione internet o un indirizzo di posta dove il postino arrivava, abbiamo avuto la possibilità di mandarlo o di farlo vedere direttamente tramite internet. Il caso di Freddy che è diventato per esempio uno dei nostri più grandi sostenitori, nel senso adesso accanto alle riflessioni pubblica pure i nostri incontri in giro per l'Italia per promuoverli, oltre ad averci dato una mano anche nella traduzione dei testi. E altri film che ci sono arrivati per via traverse, il documentario l'abbiamo realizzato attraverso una campagna di crowdfunding, non abbiamo trovato produttori pronti ad accoglierci. E questa campagna ha avuto un grande seguito, cosa tra l'altro in un primo momento ci mise anche un po' in difficoltà, perché noi avevamo un dubbio fin dall'inizio, cioè se era giusto o no andare a interrompere questo spazio di silenzio. E quando l'esposizione era diventata così ampia, questo dubbio aveva assunto delle connotazioni difficili da gestire in un primo momento. Però che succedeva? Molte persone che hanno magari acquistato il DVD ci hanno anche segnalato alcuni dei personaggi che avete avuto modo di conoscere e quindi poi loro stessi, una volta il DVD, sono andati a portarlo e ci hanno riportato magari per vie traverse. Comunque la sensazione è che sono un 60% delle persone coinvolte che l'hanno visto e sembrano tutti molto contenti. Cosa che tra l'altro per me era importantissima perché come ci non sarebbe un elemento fondamentale per me che potesse piacervi. Sì, a parte un personaggio. Siete? A parte un personaggio per me molto particolare, sempre stato in silenzio, e quindi mi sta bene questa storia, mi ha emozionato più di tutti gli altri. Però tutti gli altri, come avete scelto, sembra che, appunto parlando di Irem, siate andati come dire, con degli indirizzi, ma tutti a confrontarvi con, e a riportarci, grazie, con persone che della spiritualità, che la spiritualità l'hanno comunque interpretata attraverso la religione, compreso anche Swami Smananda, se non ho letto male. Okay. Quindi è stata una scelta precisa oppure avete avuto modo di prendere contatto con altre persone che comunque la loro spiritualità non l'hanno risolta attraverso la formula religiosa? Grazie. In particolare perché l'eremita è una figura storicamente che nasce riferendosi a colui che decide di allontanarsi per cercare un contatto col divino. Poi nel corso del tempo il campo semantico di questo termine si è allargato, per cui oggi molto spesso lo utilizziamo anche per dire, cioè, per chi semplicemente ha il desiderio di isolarsi o di scappare, o per chi non sta bene, o perché è mosso da necessità, di altri tipi di necessità politiche, culturali o interpretazioni proprie. Per cui ci sono dei vizi di forma, cioè nel senso, per esempio l'immagine che diamo dell'esperienza non è totalitaria, raccontiamo forse l'approccio più sano a questo genere di esperienza. Questo è dettato un po' da questo vizio di forma, dato dal fatto che Federico Tisse, il fotografo di cui vi parlavo prima, aveva selezionato i volti più sereni effettivamente. Le persone che hanno partecipato alla campagna di crowdfunding, normalmente le persone hanno a cuore il segnalarti qualcuno se effettivamente quel qualcuno ha qualcosa di interessante da dirti, fa un percorso che merita, quindi i feedback che ci arrivavano. Anche la letteratura, c'è tanta letteratura riguardo, normalmente la letteratura si sofferma su chi fa questo genere di percorso in maniera più virtuosa. E poi un ultimo elemento è stato anche gli incontri che facevamo durante il viaggio, perché si fa anche un po' un errore immaginare l'eremita come una figura totalmente priva di relazioni, ma questo non lo era nemmeno storicamente, cioè le prime figure, i padri del deserto che si rifugiavano nel deserto. A un certo punto creavano attorno a sé un discepolato, proprio perché qualsiasi penso percorso spirituale ha ben chiaro quanto sia importante l'equilibrio tra uno spazio personale, no? Uno spazio di silenzio dove poter far germogliare certe cose, e quanto però sia materiale prezioso l'incontro con l'altro da cui non ci si può sottrarre. E quindi molte persone durante il viaggio, quando ci vedevano col camper in zone magari un po' a meno, comunque isolate, o vedersi con dei zaini
ci dicevano, ah sai, non vedi quel monte lì sotto, lì da 10 anni lì dove è Remita. Però credo che fossero tutte segnalazioni, sì, forse gli esempi più felici di questo genere di percorso. Per esempio, la cosa particolare è che l'unica figura che si è definita atea all'interno del documentario è proprio Franco, l'Eremita con la schiena ricurva. È una figura a cui siamo molto legati. Purtroppo questa cosa forse non potevamo, vabbè, noi abbiamo deciso di non farlo parlare perché il potere visivo, secondo me, di quelle immagini restituiva anche qualcosa che nelle testimonianze verbali non veniva fuori. È qualcosa che comunque accomuna tutti. In Franco è molto evidente il disagio fisico, però questo, il venir meno delle forze, è un qualcosa che accomuna, tanto accomuna tutti noi, però è qualcosa che, cioè, che sicuramente caratterizza tutte le esperienze. Però la cosa interessante è che tutti loro costruiscono qualcosa, cioè lui stesso, no, ha difficoltà, è ricurvo, è incolpito, però anche lui sta lì a fare con la pietra, chi con il legno, chi, cioè quest'idea comunque di, anche di un lascito probabilmente verso chi lo sa, qualcun altro, la comunità. È interessante questo, insomma. Quello di Franco, per questo io vedo nel percorso di Franco, ritrovo degli elementi che per me sono anche il cuore della spiritualità. Che lui dice, non me ne voglia, per Luca dove abbiamo chiesto in cosa credi, mi ha detto l'unica cosa in cui riesco a credere nell'utilità di questa sedia dove poggio il sedere, nell'utilità delle cose, per me tutto il resto è fuffa. Però c'è un paio di elementi che per me erano meravigliosi, purtroppo magari sono emerse tra le camere stampe o alcuni no. Uno di questi era per esempio la capacità di, io credo che la vita sia impastata di gioie e sofferenze, non possiamo esimerci, sono due parti imprescindibili della vita, però un certo tipo di percorso ti può aiutare tantissimo a trasfigurare il senso di queste difficoltà, a trovare una chiave non per isolarle o ignorarle, ma per conviverci senza metterci del più. A me queste immagini di Franco che ogni giorno sale quelle scale solo per mettersi in contemplazione rispetto a un panorama che mi occhi, ma probabilmente perché sono ancora un po' troppo ancorato nel terreno, e mi occhi appariva identico, è una provocazione però quasi noiosa dopo 2 giorni. Lui ogni giorno riusciva a ricreare stupore in quello sguardo ed accettare di andare incontro anche una difficoltà fisica pur di godersi lo spettacolo della vita. Per me quello è anche un po' il cuore della spiritualità, così come la cura che metteva, dopo delle camere spente, ma in tutte le forme viventi, cioè non, l'eremo era abbandonato, però la cura che riponeva nei nostri confronti quando camminava, come accarezzava una foglia, come si prendeva cura degli animali, anche quello, questa capacità di sentirsi parte integrante, sì. Che lui da 40 anni dorme fuori, in zona di montagna, proprio per non avere muri tra sé e la natura. E quindi, sull'ascito, questo è un po' per... Sì. Sull'ascito, anche questo, cioè, uno degli effetti fondamentali di questo tipo di percorso è cercare di alleggerirsi tutte quelle stratificazioni e gorghe, non solo, che accumuliamo nel corso di una vita. Quindi la tendenza è quella di avere uno sguardo che non si arresta al tuo piccolo recinto, no? Dove c'è il tuo io che si muove. Frederick in questo, e non solo, ci raccontava rispetto all'eremo che aveva la responsabilità, perché quell'eremo lo prendeva in custodia la gente che c'era stata prima e lo doveva dare ad altri. E quindi tutti gli interventi che faceva li faceva in funzione di una vita che non conoscerà mai, ma che continuerà dopo di lui, no? E quindi questa dimensione lascita è importantissima, e quindi anche la misura di quanto riesce a superare questa cosa. Allora, prima, anzi, nel ringraziarti per essere stato nostro ospite, il tuo camper prosegue il tragitto, perché il film lo state ancora presentando dopo tantissimi festival e tantissime tappe in giro per l'Italia. C'è la possibilità per coloro che fossero interessati di acquistare anche il DVD del film là in cassa da noi. Grazie Joshua e buon proseguimento del tuo percorso. Grazie mille. Grazie a voi.